Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è domenica 3 ottobre e noi ci siamo svegliate. Io ho già guardato il video sia di Lucrezia che di Debora. Ho un occhio che mi prude, questo qui stamattina, non so cosa c'è. Sto facendo colazione con una brioche dell'Eurospin alla ciliegia e quella con la marmellata alle ciliegia, e poi adesso devo andare a preparare il pranzo. Principalmente inizierò mettendo su il ragù, perché se no non cuoce. E niente, ovviamente in questa preparazione, in questa giornata, vi porterò insieme a me nelle cose che faremo. Qui c'è Giada. Ieri poi ho messo un po' in ordine qui dietro, che c'è stata la live, ma non molto, quindi oggi andremo a sistemare anche un po' altre cose, andremo a stirare, insomma sarà una domenica piena di faccende. Sì. E niente, quindi devo anche lavarmi i capelli, quindi adesso cominciamo subito. Prima finisco la brioche e poi iniziamo a fare le cosine. Non so che cosa gli è successo. No, ma non so cosa gli è successo sopra. Thank you.
Allora, adesso andiamo a preparare il dolce e andremo a fare io e Pia questi cuori di ciobar, questi tortini. Li avevo presi all'Lidl per scadenza, cioè così scontati al 30%, e la scadenza è il 31 marzo 2022, quindi è ancora perfettamente buono. Praticamente c'è scritto che l'unica cosa che si aggiunge sono due uova e basta, il resto è già tutto contenuto in questa busta. Io avevo rubato i pirottini che c'erano dentro, poi li ho ricomprati e quindi useremo quelli che ho comprato io. Comunque sono i normalissimi pirottini d'alluminio, quelli che si usavano anche una volta per il budino, eccetera, eccetera. Quindi adesso andiamo a iniziare la preparazione. Devi mettere a bagnomaria. Via, devi fare così. Ogni volta, in ogni cavolo di film, c'è gente che si bacia. Tipo come il Grinch. Alla fine ha baciato la bambina che si odiava. Oh! Non ancora! Aspetta, ce la farina sul tavolo, adesso fai questo. Non è budino.
si riempie le mani. Guarda, sento che sto lievitando. Devo mettere questo qua. No, non toccarlo. Devi mettere il forno. Ok, devi mettere il forno. Sì, e il forno brucia. Esatto, io l'ho detto, caro. Brucia tanto. Eh sì, brucia tanto. Ti ricordi quando ti sei fatta male con la stufa? Ecco, e con il forno fai la stessa cosa. Oh, sei sporca. Cosa? E poi dopo puliamo. Cosa faccio? Dormi va? Sì, ok, poi ci svegliamo alle 6, non avevamo la facciamo fare tutte e due. Ho finito. Alexa, metti un timer di 9 minuti. 9 minuti, a partire da ora. Amore, devi andare di là. Il ragù è pronto. Adesso butto giù la pasta così pranziamo. Allora, sono pronti. Il cuore è morbido, ma a me non mi riesce di staccarli dal pirottino. Sarà perché ho oliato e invece che imburrato, ma non avevo burro, quindi li mangeranno direttamente nel pirottino. Però il cuore morbido dentro c'è. Eccolo lì. Vediamo anche se sono buoni. Oggi pomeriggio dopo pranzo mi sono riposata un po' e adesso invece sto preparando la cena. Sono le 6:30, ma inizio a preparare la cena perché farò per i celiaci le melanzane grigliate e invece per noi, che ce l'ho già qui pronte, le melanzane impanate. Poi qui mi sono messa sull'acqua per farmi una tisana, mi farò questa qua snellente che ho preso sempre al Lidl, tisana a base di finocchio, melissa e malva. Qui c'è già la piastra a scaldare e niente, adesso poi preparo un piatto con le uova e il pan grattato che per noi avevo preso questo tempo fa, questo qui della Tremolini, e quindi siccome lo devo far andare perché non è che posso tenerlo lì, ho deciso di fare le melanzane impanate. Vi aggiorno mano a mano che vado. Volevo anche darvi, mi è venuto in mente, una recensione di questi dolcetti. Aspettate. Perché, vabbè, io non l'ho assaggiato. Come vedete il cuore è ancora cremoso, ma sono piaciuti praticamente solo a Manuel e basta. Anche a me. E anche un po' a Sabrina, ma perché è impazzita oggi. Sto facendo vedere questo dolcetto. Questo qua è mio. Tu l'hai mangiato, lei ne ha mangiato un po' ma poi l'ha mollato lì.
Diciamo che non è malvagio, eh? E come preparato viene carino se uno vuole fare una cena un po' particolare, vuole fare qualcosa, lascia stare la melanzana, vuole fare qualcosa di veloce perché avete visto ci voleva veramente niente e c'è già tutto il preparato e praticamente bisogna aggiungere solo due uova perché i pierottini in realtà sono già dentro e io li avevo usati per un'altra cosa e quindi li ho dovuti ricomprare, ma se no sono già in dotazione. Non è venuto male se vi piace il cioccolato, però so che c'è il modo di farli anche senza il preparato e non so però, non ho mai provato a farli, quindi magari poi cerco una ricetta e magari proviamo. Sì, devi chiedere a Sabrina. Magari poi lo proviamo a fare assieme. Adesso ho iniziato a tagliare la melanzana così la vado a mettere sulla griglia. Della pasta e fagioli di ieri sera e quindi la faccio scaldare sia per senza glutine che col glutine, quindi la faccio scaldare e mangiamo anche questa. E boh, quindi
con questa cena così tra avanzi e fritto, io spero che questo video, questa giornata insieme vi sia piaciuta. E se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! Ah, sono arrivate ovviamente anche le mie assistenti a darmi una mano, Sabrina e Giada.